Ecco qua. Buonasera a tutti. Allora, noi siamo di RTA Sinus Formianus, siamo gestori anche di questo sito. Questo di questa sera è un esperimento e voi siete parte integrante dell'esperimento. Cerchiamo anche di capire se la gente ha molto freddo, poco freddo e così via. Quindi voi ci darete i vostri giudizi. Prima di partire con la ripresa in diretta, io volevo ringraziare l'assessore all'urbanistica che è qui con noi, l'ingegner Paolo Mazza, che gli chiedo cortesemente di venire, perché grazie a lui siamo riusciti in qualche maniera ad attivare la luce di questo sito, a trovare le chiavi, cioè a fare un primo passo per consentirci di renderlo fruibile. Naturalmente andranno fatte molte cose, ma la nostra speranza è che venga reso fruibile e possiamo fare altre iniziative. Due parole all'ingegner Mazza e cominciamo subito. Due parole sole, nel senso il grazie è a loro, perché come due parole sole dicevo il grazie, per dare il grazie a loro, perché loro hanno proposto questa possibilità di far vedere praticamente quello che c'è all'interno di questi di questa situazione archeologica, e l'ho accolta, come dire, con massimo entusiasmo, perché ogni volta passiamo e vediamo, a volte non è nemmeno stato acceso, insomma, il sito l'abbiamo acceso proprio in questo periodo per far iniziare a vedere e a ricordare nuovamente questo sito, che è una cosa eccezionale, e non ci si rende conto di quello che c'è dentro. Purtroppo non si può entrare perché tutto è ponteggiato, perché c'è tutto rilevato in questa vittoria sopra, e non voglio anticipare le cose che l'archeologo, che già attrezzato nella migliore delle maniere, entrerà e farà vedere tutte le cose. Quindi il ringraziamento a loro. Io ho messo a disposizione, come dire, la luce, le chiavi, e ci dovrà mettere a disposizione tante altre cose. Noi adesso qui lo impegniamo, diciamo che dobbiamo sperarci tutti, ma è come dire, un esperimento. State facendo un po' da cavia, perché magari una copertina in questo periodo farebbe pure bene. La prossima volta vi chiederemo, diciamo, di portarvela la copertina. Allora, io voglio ringraziare Paolo, l'ingegner Mazza. Questo è veramente un primo passo, cerchiamo di andare avanti. Adesso comincerà la visita l'archeologo Gian Matteo Matullo, che molti di voi conosceranno, con il suo assistente. Vedete, sono proprio vestiti da cantiere, perché loro devono attraversare dei ponteggi e quindi naturalmente hanno la protezione che serve. Un'altra cosa importante, una piccola notizia di servizio: vedete che c'è questo corridoio centrale, qui non succede niente, però noi ci teniamo a mantenere tutte le misure di sicurezza. All'uscita sul lato destro ci sono due estintori per qualunque cosa, e tutti gli ambienti dove passare sono segnalati, quindi cerchiamo di dare noi il buon esempio per rendere la cosa fruibile. Poche parole, partiamo subito. La parola a Gian Matteo Matullo. Eccoci qua. Allora, aspetta. Allontaniamo proprio giusto un secondo. Buonasera a tutti. Allora, aspettate un attimo. Riproviamoci. Buonasera. Ci siete? Ah, perfetto. E allora? Ci siamo anche noi, eccoci qui. Allora, partiamo subito. In realtà, come hanno già anticipato, insomma, il nostro presidente Vito Auriemma e l'ingegner Mazza, è un esperimento, ma in realtà, insomma, non è un esperimento così tentato. Abbiamo fatto le dovute prove. La cosa che ci tengo a dire è che questa iniziativa rientra nell'ambito delle iniziative di Sinus Formianus. Non costa un centesimo all'amministrazione pubblica, perché è tutto autofinanziato. Noi stessi abbiamo procurato le sedie, le abbiamo pulite prima del vostro arrivo, chiaramente, e tutte le attrezzature che vedete. Chiaramente non sono attrezzature da TV, quindi, insomma, ci perdonerete eventualmente qualche problematica tecnica, mettiamola così.
Siamo vestiti da cantiere non per fare scena, ma perché siamo all'interno di un cantiere, che poi è il motivo per cui non si riesce a visitare l'interno degli ambulacri. Perché vedrete all'interno, in realtà, questi corridoi, quando sono stati realizzati, non erano concepiti per sostenere il peso dell'attuale Piazza della Vittoria. E quindi, quando sono stati svuotati, è stato necessario puntellarli per fare in modo che non crollassero. Quindi entrare all'interno è un qualcosa, insomma, di molto delicato, non possibile per la fruizione. Però, in quanto RTA Sinus Formianus, ed essendo i gestori dei siti, ci siamo dovuti, ma doverosamente, porre il problema di come fare per rendere fruibile questo sito, visto che si può entrare, come ben vedete, ma si può arrivare massimo sulla passerella durante, diciamo, le visite ordinarie. Come fare per svelare il preziosissimo patrimonio che abbiamo qui all'interno, e tra poco lo vedrete? È semplice. Noi stessi facciamo da cavie, non voi, ma noi, entriamo all'interno degli ambulacri con tutti i dispositivi di sicurezza, che poi tra l'altro è quello che diciamo noi facciamo da archeologi, nel senso che quando vado in cantiere non ho il cappello e la frusta come Indiana Jones, ma ho il catarifrangente, l'elmetto in diverse occasioni e le scarpe antinfortunistiche come in questo momento. Quindi diciamo questo è quello che succede realmente su un cantiere. Partiamo molto velocemente da quello che noi vedremo tra poco, quindi un attimo solo. Vai. Un attimo solo. Allora, vi dicevo, ecco, in pianta vediamo i due ambulacri, quello di destra e quello di sinistra. Quello di sinistra in realtà non è percorribile perché ci sono proprio dei seri problemi di accesso, mentre quello di destra, scusate, sono chiaro per tutti? Sì. Ok, quello di destra invece, vedete, ha un andamento a L, quindi angolare, noi percorreremo questa curva qui all'interno. Quindi prima di tutto noi vedremo questo piccolo ambiente e poi una parte di questo ambulacro. E dopodiché arriveremo all'ambulacro vero e proprio. Va bene? Allora, possiamo passare avanti. Intanto immaginate, quello che si vede adesso con la telecamera 2000 anni fa doveva essere molto differente. Perché? Perché quello che si vedeva era il mare, direttamente il mare. E il mare da dove si riusciva a vedere? Intanto qui noi siamo all'interno di una villa terrazzata, la terrazza superiore probabilmente si trovava proprio diciamo sulla nostra testa, alle spalle, a Piazza della Vittoria, e qua davanti c'era una specie di piccolo terrazzino, vedete qui c'è una panca in muratura, e qui probabilmente proprio davanti a me ci doveva essere una vetrata che dava sul mare. Questo ambiente era decorato con affreschi molto eleganti, di colore nero, come ben vedete qui. Chiaramente nero è lo sfondo degli affreschi. Gli antichi romani consideravano il nero un colore estremamente elegante, come noi oggi possiamo considerare il nero un colore elegante per vestirci, quindi adatto alle feste di gala. Ecco, per i romani sarebbe stato strano vederci vestiti di nero ad una festa, perché loro si vestivano di nero soltanto ai funerali. E invece niente, insomma, le case venivano spesso decorate, anzi gli ambienti più importanti, quelli dedicati agli ospiti, venivano affrescati con uno sfondo nero, chiaramente poi ricoperto di affreschi di vari colori. Ecco, qua a terra abbiamo invece un pavimento a mosaico. Sono tutte tessere molto omogenee, bianche, e se c'era un disegno sicuramente non si trovava qui. Ecco qui. E abbiamo anche una parte della volta, perché questa parte che vedete qui alla mia sinistra in realtà è una parte della volta, quindi diciamo del tetto di questo ambiente, che anche era affrescato di nero, che è crollato a suo tempo e si è proprio appoggiato sul versante, diremmo, orientale di questo piccolo ambiente. Quindi vi faccio vedere una panoramica di questo piccolo ambiente. Dovete immaginare che chi arrivava dalla parte alta della villa terrazzata, quindi dalla,
attuale Piazza della Vittoria, scendeva attraverso delle gradinate molto simili alle gradinate che si trovano alla Grotta della Janara a Gianola, non so se avete presente, quindi c'era un corridoio voltato e queste gradinate, e attraverso queste gradinate si accedeva ai livelli inferiori, ai terrazzi inferiori. In questo caso il terrazzo inferiore era proprio un posto di relax, dove magari la matrona di casa veniva qui in compagnia di una sua amica a scambiarsi confidenze, a guardare il mare, a bere anche magari un buon bicchiere di Mursum o di vino e a guardare il mare che si trovava proprio qua davanti. Come ci si arrivava a questo ambiente? Ci si arrivava attraverso due corridoi. Uno, ecco, io mi muovo lentamente per non farvi girare la testa. Ecco, tenete presente sempre che io nella vita faccio l'archeologo e non il cameraman, quindi diciamo mi perdonerete qualche movimento un po' brusco. Ecco, tutto l'ambiente era decorato con questi affreschi di colore nero. E questa è una parte dell'ambulacro. In realtà questo corridoio doveva essere verosimilmente un corridoio di servizio. Ce ne sono due affiancati, questo non è un caso, perché in queste ville padronali fronte mare, in realtà diciamo, gli ambienti destinati alla servitù erano nettamente separati da quelli destinati ai, agli ospiti e ai proprietari. Non tutti i servi avevano il permesso di potersi mostrare al cospetto dei propri padroni, ma c'erano soltanto diciamo, dei servi più esperti, un po' il maggiordomo di casa, dobbiamo immaginarcelo, che appunto potevano accogliere gli ospiti e avere a che fare insomma, direttamente con i proprietari. Ecco, dovete immaginare che a questo ambiente accedevano probabilmente i servi. Non abbiamo alcun tipo di rivestimento di affresco, ma è verosimile che ci fosse, ma doveva essere un affresco un po' più semplice rispetto a quello che vedremo tra poco. Ecco, sappiamo a che periodo è datata questa villa, perché questa che vedete è opera incerta, che è una tecnica edilizia che è stata impiegata soprattutto tra il secondo secolo avanti Cristo e il primo secolo avanti Cristo, e quindi sappiamo che questa villa è stata sicuramente costruita orientativamente insomma tra la fine del secondo e gli inizi del primo secolo avanti Cristo. Siamo proprio nel periodo tardo repubblicano. Dopo non molto qui verrà anche a vivere per parte della sua vita Cicerone. Come sapete, insomma, il suo Formianum era una delle residenze insomma che Cicerone possedeva in giro per il sud Italia e in particolare appunto proprio a Formia. Quindi questa è opera incerta. Grazie a questo muro noi sappiamo quando è stata costruita la villa. Come vi ho detto, ci dovevano essere sicuramente degli affreschi che... non si vede più! Un attimo solo. Vi ho detto, insomma, ci sono delle piccole possibilità. Ci siamo? Fantastico. Allora, il bello della diretta, finalmente lo posso dire anch'io. Allora, qui invece, ecco qua, vi dicevo che c'è un rivestimento, quindi guardate, c'è un rivestimento di un po' di centimetri, calcolate il mio dito, un intonaco chiaramente rivestito da affresco. Ci dovevano essere quindi delle pannellature, guardate il rivestimento in affresco con questo riquadro rosso, e qui ci doveva essere una sorta di nicchia e stata tamponata successivamente, quindi ricoperta da detriti, ma all'interno si vede ancora dell'affresco. Ecco, si vede sia su questa parete che su questa parete interna. Spero che sia tutto chiaro per tutti. Intanto noi a questa uscita, come avrebbe fatto uno dei servi che si dirigeva verso la parte marittima, ecco, quindi diciamo, avrebbe visto questa situazione qui, si sarebbe affacciato sull'ambiente, mentre i signori sarebbero ritornati su alla villa attraverso quest'altro ambulacro. E anche in questo caso abbiamo dei rivestimenti, una parte della volta che è crollata, abbiamo il rivestimento originario rivestito appunto di questo affresco bianco,
il muro. Ora, qui la tecnica, ci sono state sicuramente delle aggiunte, perché la tecnica, come vedete, vabbè, questa è di restauro, ma sotto c'è l'originale e opera reticolata, il che significa che, insomma, poche decine di anni dopo la costruzione della villa sono stati fatti o degli ampliamenti o delle ristrutturazioni sostanziali, per cui l'opera reticolata è stata, è la tecnica nuova, quella che Vitruvio chiama come tecnica, definisce tecnica nuova, rispetto alla tecnica vecchia che era proprio l'opus incertum. Quindi qualche decina di anni dopo la costruzione della villa ci sono dei lavori di ampliamento e di ristrutturazione che prevedono la costruzione di queste volte in opera reticolata e poi rivestite di affreschi. E gli affreschi che abbiamo qui sono particolarmente interessanti perché, adesso mi avvicino piano piano così riusciamo anche a vedere alcuni motivi, in realtà abbiamo un po', ecco, adesso forse riuscite anche a vedere meglio, abbiamo, diciamo, delle pannellature con dei motivi a cuore floreali essenzialmente. E all'interno di queste pannellature, guardate che meraviglia, all'interno di queste pannellature abbiamo delle figure fantastiche. Abbiamo dei grifoni, dei cervi, degli animali alati, ecco, come in questo caso. Cerco di mostrarvelo più nel dettaglio. Eccolo. E questo rivestiva praticamente tutta la volta dell'ambulacro, quindi di questo corridoio. Guardate che cosa fantastica. Una parte, una sorta di campione di questa volta si trova all'interno del museo di Formia ed è posizionato proprio alle spalle della statua di Leda e il Cigno. La statua è stata trovata proprio qui, in questo ambulacro, quindi faceva parte dell'arredo, della decorazione di questo ambulacro, e niente, insomma, richiama un po' l'ultima scoperta di Pompei. Evidentemente era una specie, insomma, era un mito chiaramente notissimo a tutti i romani, ed era chiaramente rappresentato in tutte le ville di un certo rilievo. Una cosa che è veramente molto interessante è che qui abbiamo la storia nella storia. Voi sapete che Gaeta è l'ultima roccaforte che è stata espugnata dall'esercito del Regno di Sardegna, dall'esercito piemontese, prima appunto dell'Unità d'Italia. E sappiamo che il generale in capo delle forze, il generale Cialdini delle forze piemontesi, si era posizionato proprio a Formia, quindi qui c'era il loro quartier generale, e da qui partivano, insomma, tutte le incursioni, gli ordini e così via. E sappiamo dalle cronache che i soldati qui, a differenza dei soldati di Gaeta che se la passavano veramente male, qui avevano la possibilità, insomma, di andarsene un po' in giro, di festeggiare la sera e di rilassarsi anche, perché tanto, voglio dire, insomma, avevano tutte le possibilità per farlo. E qualcuno qui, passeggiando in questi corridoi, perché fino ai primi del Novecento qui ci si poteva camminare, ecco, ha lasciato la sua firma. Quindi quello che sarebbe stato per noi oggi un vandalo, ha scritto su affreschi romani, in realtà ci ha lasciato una testimonianza storica, che non è un invito a lasciare scritte sugli affreschi, perché poi tra mille anni sarete parte della storia, perché insomma già sono combinati abbastanza male. Allora, guardate un po', Francesco Antonio, classe 1832, cavalleria. Questa è una testimonianza storica veramente da divulgare, ecco, perché qui abbiamo veramente la certezza matematica che i soldati avevano l'opportunità di andarsene anche in giro a fare i turisti per Formia. Adesso invece noi entriamo nella parte, ecco qui, diciamo, nella parte proibita. Mi muovo sempre con lentezza per evitare di dare strattoni ai cavi. Intanto ci tengo a dirvi, c'è Alfredo Cirelli, ecco qui, che è un nostro giovane collaboratore, ha seguito le nostre attività di alternanza scuola-lavoro con il liceo classico, e insomma, una volta che appunto ha acquisito tutti i crediti, gli abbiamo chiesto di voler proseguire con noi, e da volontario, ma anche, insomma, nelle occasioni in cui
appunto riusciamo ad effettuare delle attività a pagamento, anche insomma a iniziare a lavorare in questo settore insieme a noi. Quindi lui e ad altri suoi colleghi ci stanno seguendo nelle attività. Allora, siamo adesso all'interno di uno degli ambulacri. Capite perché è complicato renderlo fruibile? Siamo all'interno di un cantiere, però dovete immaginare che tutte le pareti che noi abbiamo qui in realtà sono affrescate. Ora, che cosa succedeva 2000 anni fa a chi entrava in questo corridoio? Che aveva comunque una vista meravigliosa sul mare, attraverso questi finestroni, che erano anch'essi, ecco, ne vedete uno qui, e ce n'è anche un secondo. Ecco, adesso oltre il finestrone si vedono i detriti che sono stati gettati durante, diciamo, le operazioni di risanamento effettuate agli inizi del secolo scorso, insomma tra la fine, proprio gli ultimissimi anni dell'Ottocento e gli inizi del Novecento, quando è stata appunto creata Piazza della Vittoria. E quindi chiaramente tutti questi detriti hanno ostruito completamente quella che doveva essere la vista originale di queste finestre. Però voi immaginate, 2000 anni fa, chi passeggiava all'interno di questo ambulacro godeva di un'aria freschissima e di una brezza marina che arrivava dall'esterno. Quindi qui si vedeva probabilmente una parte della piccola insenatura che si trovava proprio qui in aderenza alla villa. Proseguiamo, perché sulla parete opposta ai finestroni, ecco qui, adesso scendiamo nel dettaglio, abbiamo altri affreschi. Cioè sono dei pannelli decorativi, in realtà purtroppo qui con le sbarre non riusciamo ad avere un'idea d'insieme, però sono dei pannelli decorativi, ecco, con dei motivi floreali, quasi a festone, no? Che vanno a ricongiungersi verso queste sottili colonnine. E poi abbiamo invece delle cornici, adesso vado nel dettaglio, ecco, di queste cornici che non sono a stucco ma sono proprio dipinte, fatte con piccoli ovuli e foglie lanceolate. È una sorta di imitazione, diciamo, dei motivi architettonici di marmo. Però qui, insomma, oltre a risparmiare un bel po' di materiale, perché chiaramente è stato dipinto e non è stato realizzato in marmo, però comunque la resa, ecco, decorativa è molto efficace. Guardate, questo quando sarà fruibile sarà un vero spettacolo che non avrà nulla da invidiare ai siti archeologici della zona vesuviana. Ma proseguiamo, perché abbiamo ancora un po' di tempo a disposizione. Ecco, qui noi siamo arrivati proprio all'angolo, quindi mentre prosegue tutta la parte della pannellatura, della delimitazione che abbiamo visto prima a ovuli e foglie lanceolate, qui c'è una cosa molto particolare. Qualcuno, e stiamo parlando sempre di almeno 100 e passa anni fa, si è divertito a fare questo disegnino sul muro. È una specie di teschio con le tibie, quindi insomma in teoria, ecco, sarebbe, aspettate che cerco di mostrarvelo meglio, sarebbe una specie di teschio. Quindi vedete, i buontemponi non sono mai mancati. E anche questa, chiaramente con le pinze, è una testimonianza storica più che altro della presenza di qualcuno qui all'interno degli ambulacri, ben prima che si facessero gli scavi archeologici, che sono terminati, se non vado errato, nel 2016. Ecco, adesso noi piano piano ci muoviamo di nuovo, vi do una inquadratura generale. Ecco, quindi guardate, questo è il resto del corridoio. Quindi dopo aver percorso la prima parte, adesso giriamo, andiamo verso la L. Sulla destra ci troviamo ancora dei finestroni. Suppongo che riusciate a intravedere, no, queste finestroni, queste arcate.
sono proprio delle finestre, quindi vedete c'è la muratura in terra, una sorta di, diciamo, muro di affaccio e il finestrone oltre il quale un tempo si godeva di un panorama che doveva essere sensazionale. E invece dall'altra parte la passeggiata era accompagnata, un attimo solo, ecco qua, era accompagnata da pareti, da queste nicchie, ce ne sono diversi, adesso ve la mostro anche in lontananza. Quindi da un lato abbiamo i finestroni, dall'altro in corrispondenza abbiamo delle nicchie. Non so se riuscite ad apprezzare, insomma, il... ecco qua le arcate. E ognuna di queste nicchie era decorata con degli affreschi. Qui abbiamo ancora altri affreschi. E ci sono dei pannelli che sono a rilievo, come questo qui. Purtroppo il rilievo dei pannelli è scomparso quasi del tutto. Qui abbiamo una parte di affresco, abbiamo delle sorte di, una sorta di decorazioni architettoniche, quindi c'erano delle prospettive architettoniche. Qui all'interno una nicchia realizzata proprio dagli antichi romani, verosimilmente per appoggiare una lucerna durante la notte, che il percorso doveva essere illuminato, quindi è rimasta così come era 2000 anni fa, ecco una piccola panoramica, insomma, della parte affrescata. Tutte le picchiettature che vedete sono probabilmente non moderne, ma realizzate già in epoca romana. Si fanno queste operazioni, quindi si picchietta la superficie di una parete quando è necessario rifare l'intonaco ed eventualmente anche gli affreschi, perché invece di riportare a zero la parete e quindi togliere 5-6 cm di intonaco, che doveva essere un'operazione abbastanza pesante, ecco, se si voleva andare a risparmio bastava picchettare tutta la parete, e picchiettando tutta la parete poi ci si distendeva un nuovo strato più sottile di intonaco, andando a risparmiare e ottenendo comunque un lavoro molto efficace. Ora qui l'ultimo intonaco probabilmente è saltato via o non sono mai riusciti a farlo, cioè quando la villa è stata abbandonata, in realtà, insomma, erano previsti già dei lavori che erano in corso e non sono mai stati finiti. Queste non sono ipotesi, sono pressoché certezze, insomma, perché questi dati sono incontrovertibili. Ecco, quindi qui abbiamo una pannellatura e abbiamo un'altra pannellatura da questa parte, dove si intravede una figura, ma non riusciamo proprio a stabilire di cosa si tratta. Questi pannelli sono a rilievo e creavano una specie di effetto 3D. Addirittura i personaggi che vi erano rappresentati spesso, appunto, erano rappresentati a stucco e quindi proprio ad una sorta di basso rilievo che dava un bel effetto 3D alla parete. Oggi noi lo chiameremo 3D. Ecco, qui invece abbiamo ciò che resta di un uccellino. Purtroppo la testa ha perso completamente il colore perché è stata picchiettata, però si vede, insomma. Ho una coppa, ancora meglio, sì. Sì, se guardate bene, in realtà sembra essere una coppa appoggiata da qualche parte. Tra in inganno, ecco quella che sembra essere la testa dell'uccello, no, ma no, è una coppa. E qui siamo all'interno della nicchia, quindi insomma questa è soltanto la prima delle varie. Scusate, l'uccellino in realtà, eccolo qui. E sembra un picchio, è questo qui, quindi sono dei dettagli di questo affresco che non riusciamo a mostrarvi chiaramente nel totale, e vi assicuro che anche stando qui all'interno non è facilmente apprezzabile. Allora, adesso invece proseguiamo. Sulla mia destra, ecco, le puntellature sempre del cantiere e un altro dei finestroni
che guardava verso il mare. In questo momento io in teoria starei guardando verso di voi, quindi sono oltre la parete. Ecco, noi proseguiamo sempre con molta cautela. E qui all'interno in realtà abbiamo... Beh, in realtà sull'intonaco, ecco, qui mi devo soffermare un attimo, continuiamo ad avere quella sorta di candelabri che fanno un po' da distacco tra un pannello e l'altro, e poi abbiamo anche delle incisioni, come questa qui. Ecco, tenete presente che è verosimilmente possibile che queste incisioni siano state fatte proprio in antico, ma non nel 1800, ma proprio in antico, perché insomma avevano, sapete, insomma, i romani erano grafomani, avevano questa mania di scrivere praticamente dappertutto. D'altronde una delle ultime scoperte di Pompei è stata proprio una scritta fatta nel muro, sul muro di una casa di recente, insomma, riaffrescata o oggetto di lavori, ed era una semplice annotazione, insomma, da parte di uno dei membri della famiglia di casa che ha scritto sul muro. Ecco, voi immaginate quello che succede a noi quando abbiamo le bambine piccole che ci decorano le pareti di casa con i pennarelli e gli Uniposca. Ecco, all'interno, proseguiamo il nostro viaggio all'interno degli ambulacri. Ecco, qui abbiamo una figura, spero che si riesca a percepire, è una figura di donna. E ciò che sopravvive veramente, guardate, ha il volto che guarda verso la nostra destra. Questo è il volto. È in una veste che originariamente doveva essere azzurra ed è anche in trasparenza perché si vede il corpo sotto appunto la veste. E purtroppo non abbiamo altri dettagli su questa parete, però insomma è uno dei personaggi che viene ritratto. Chiaramente in corrispondenza degli angoli abbiamo, diciamo, delle cornici di colore, adesso sembrano verdognolo, ma probabilmente erano di una sorta di blu scuro. E in basso, ecco, una specie di zoccolatura di colore rosso. Ma proseguiamo, siamo quasi alla fine del nostro percorso. Ecco, guardate un po' l'altro finestrone che si trova sulla destra, quello che si affaccia verso di voi, in realtà praticamente obliterato da pietrame di ogni genere. Ok, riesci a entrare ancora un po'? Ho bisogno ancora di... possibile. Allora, non riesco ad andare oltre all'interno del corridoio, che è proibitivo, non ci sono neanche delle tavole. Tra l'altro, diciamo, sul fondo è proprio ostruito, quindi non è possibile proprio accedervi. Alla mia destra ci sono ancora finestroni. Proprio qui sulla mia destra c'è una sorta di ambiente cavo, ma è un ambiente fasullo perché in realtà la struttura è moderna, questa qui che vedete di fronte, ci deve essere sempre mare 2000 anni fa. Ecco, proviamo a vedere invece di fronte che cosa succede, ma stringendo solo con la telecamera perché non vado oltre. Ecco, guardate, c'è una struttura muraria moderna, questa non è tecnica romana, quindi il muro qui è stato obliterato. E prima di rientrare, in realtà, quello che vi volevo mostrare è l'ultima... ecco qua, l'ultima arcata. Anche qui abbiamo una cornice colorata. E la cosa straordinaria, beh, qui ci doveva essere un foro d'uscita, probabilmente c'era
una fontana, perché sembra essere il foro di uscita per delle fistule acquarie in terracotta. Quindi questo buco non si trova qui per caso, non era una presa d'aria, ma serviva proprio per l'acqua. E guardate al centro della parete. Ecco, anche qui abbiamo un personaggio, quindi è verosimilmente ognuna di queste nicchie doveva raccontare una storia con un personaggio. In questo caso mi rendo conto che è un po' più complicato, però guardate, si tratta di un personaggio barbuto. Ecco, si vede adesso il volto man mano che ci avviciniamo. Quindi vediamo il volto di questo personaggio barbuto, si vede il volto sulla sinistra, una spalla. E potrei osar dire che questa è anche una mano di un braccio che è appoggiato probabilmente ad un bracciolo, perché il nostro personaggio è seduto. Ecco qui, quindi si vede un ginocchio in realtà, la veste che cade e appunto il torace del nostro personaggio che regge nell'altra mano una sorta di scettro. E in realtà i personaggi seduti in trono con uno scettro possono essere veramente decine, quindi insomma non vorrei azzardare una ipotesi, ma lascio assolutamente alla soprintendenza insomma questo onere, perché è necessario che se ne occupi proprio qualcuno che tratta affreschi in maniera specialistica. E invece un po' più a destra abbiamo un altro motivo floreale, anche qui sembra essere una sorta di festone che decorava questa scena. Chiaramente alla fine, ecco qui, abbiamo ancora una volta il nostro, ecco la volta, delimitata e decorata da un'altra fascia di colore, attualmente sembra verde scuro, ma probabilmente era blu. Ecco, di più non è possibile azzardare, perché insomma tutto quello, il resto che si vede in realtà sono macchie, però quello che viene fuori da questa, ecco qui, quindi si vede di nuovo il buco, probabilmente appunto una fontana. Al di sotto questo personaggio barbuto, e noi adesso iniziamo il nostro percorso. Ogni tanto do qualche testata, ma ho l'elmetto, quindi tutto bene. Ecco, stiamo uscendo, quindi ripercorriamo adesso la L a ritroso. Un ultimo sguardo all'altra, l'altro fornice, l'altra arcata, quello dove c'è appunto la nicchia con l'uccellino sulla destra, e un ultimo sguardo alla coppa. E ritorniamo verso l'uscita. Sono tornati vivi, eh? Allora, io non...